Ateneo Salesiano, lì l'affluenza è intorno al 40-45%, Quindi più basso della media è più romana. basso della media romana e per quelle che sono le proiezioni anche al momento si dice intorno al 51%, no, nazionale, quindi più bassa anche della nazionale. In alcune sezioni dove c'è un voto probabilmente anche un po' più stabile, strutturato, cioè che storicamente, diciamo, in cui storicamente ci sono più voti, diciamo il trend è stato più o meno mantenuto. In altre sezioni c'è stato senz'altro un picco, un picco negativo però. Ma oggi parlavamo delle vittorie dei partiti anti-Europa, anche di quei partiti, diciamo, di estrema destra, perché in Austria e anche in Francia, adesso In abbiamo Francia il stato in Francia, 25% il Front National. credi che queste forze possano a questo punto creare comunque disordine e soprattutto il Movimento 5 Stelle, perché comunque conterà quei pochi deputati, non potrà fare quel lavoro che svolge qui in Italia. Certo. Credi che a sua volta poi troverà una spalla forte con... Potrebbe senz'altro farlo, addirittura leggevo che molto probabilmente prenderanno anche un seggio i nazionalisti in Germania, insomma, Sì, con lo è vero. 0,8%, quindi diciamo il quadro è quantomeno preoccupante per anche il credo politico, diciamo, delle forze che stanno entrando, no? Non sono solamente anti-europeiste, questi sono proprio, diciamo, estremisti di destra a dir poco. Quindi senz'altro sarà una situazione preoccupante, però quantomeno speriamo di nelle prossime ore di avere notizie più positive, almeno per quanto riguarda il voto italiano. La domanda che oggi ci facevamo in redazione alla Rustica era relativa alla campagna elettorale. La campagna elettorale che qui in Italia comunque è stata un pochino, io l'ho definita tipica, cioè strana, particolare, Sottotono. sì, un po' sottotono, nel senso che comunque soprattutto l'ultima settimana l'attenzione è tutta, cioè, ci siamo tutti quanti concentrati sul fatto che chi vince, sembrava quasi che chi vincesse queste elezioni europee andasse a governare il Parlamento, quindi venisse a governare in Italia. Questo anche grazie al fatto che Beppe Grillo ha incentrato la sua campagna elettorale in questo modo. Assolutamente, assolutamente, ma non E, solo, se ti posso vai, vai. interrompere, diciamo, è una cosa che non è successa solamente qui, perché anche in Francia la Le Pen, insomma, non appena saputo il risultato, comunque sia, non appena letti i primi dati, ha già chiesto lo scioglimento dell'Assemblea e le dimissioni del primo ministro francese, quindi diciamo è un sentimento abbastanza diffuso. Secondo te, dove si siederà il movimento di Beppe Grillo in Parlamento? Dove si siederà? No, io non ho opinione, guarda, riguardo. Dici che. Perché adesso leggevo che i vertici del Movimento 5 Stelle, anche se si è sempre detto che non ci sono vertici all'interno del Movimento 5 Stelle, perché ci stanno i cittadini, no? Però leggevo che i vertici invece del Movimento 5 Stelle hanno ufficialmente smentito una possibile ipotesi di alleanza con il Front Nazionale, innanzitutto. Vabbè, loro una le dicono e mille ne E mille fanno, ne fanno, quindi. quindi vediamo se poi spunteranno altri vertici, magari a cambiare opinione. Esatto. E, non lo so, io a questo punto direi di mandare un attimo una Sì, mandiamo un canzone, po' di musica. un Io po' di intanto vi musica. Esatto, saluto perché a breve andrò via. Quindi là. buona serata. Cerchiamo, vediamo. Elisa con Together. Andiamo quindi con questa nostra cantante italiana, con la sua bellissima canzone Together. Aspettiamo un attimo che dall'acquario si sistema tutto quanto e poi andiamo in diretta. Eccoci qua. Allora, ci risentiamo più avanti e rientriamo. Ci sentiamo dopo. Adesso andiamo avanti con Elisa.
molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai. Se non per calcolo, il fine è solo l'utile, il mezzo ogni possibile. La posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere, non far partecipare nessun altro. Nella logica del gioco la sola regola è essere scaltri, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili. Perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, arroganti, coi più deboli e zerbini coi potenti. Sono replicanti, sono tutti identici, guardali, stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere. Come lucertole s'arrampicano, e se poi perdono la coda la ricomprano. Fanno quel che vogliono, si sappia in giro fanno. Spendono, spandono e sono quel che hanno. E sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono. Abitano in blister full optional con cani oltre i 120 decibel se nani manco fosse Disneyland. Vivono col timore di poter sembrare poveri, quelli che hanno stentano e tutto il resto invidiano, poi lo comprano. In costante escalation col vicino costruiscono, partono dal pratino e vanno fino in cielo. Ha più parabole sul tetto che San Marco nel Vangelo. E sono quelli che di sabato lavano automobili, che alla sera sfrecciano tra l'asfalto e i pargoli. Vedi come i ceti qui appartengono, terra a terra come i missili cui assomigliano. Piratissimi si infarinano, s'alcolizzano e poi si impastano su un albero. Nasi bianchi come Fruit of the Loom che diventano più rossi di un livello di luna. E sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio. Tu per sé, Dio per sé, mani che si stringono tra i banchi delle chiese alla domenica. Mani ipocrite, mani che fan cose che non si raccontano, altrimenti le altre mani chissà cosa pensano, si scandalizzano. Mani che poi firman petizioni per lo sgombero, mani lisce come olio di ricino, mani che brandiscono manganelli, che farciscono gioielli, che si alzano alle spalle dei fratelli. Quelli che la notte non si può girare più, quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardano la TV, che fanno i boss, che compran class, che sono sofisticati da chiamare i NAS, incubi di plastica, che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara, ma l'unica che accendono è quella che da loro l'elemosina ogni sera, quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me. Sentono meglio, sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio, sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio, sono intorno a me, ma non parlano con me. Come me, ma si sentono meglio. Allora, rientriamo in diretta qui su Radio Roma Futura con lo speciale sulle europee 2014. Vediamo, abbiamo appena visto i primi dati che comunque arrivano dai giornali che comunque sono in diretta. Vediamo che per esempio viene il Partito Democratico viene dato al 37%, se non erro. Sì, abbiamo la proiezione. Intanto vi saluto per stasera, per oggi. Sono stato maleducato. Tranquillo, per oggi insomma, è la prima volta che mi sentite. Sono Valerio Valeri. Un saluto a tutti i nottambuli che ci faranno compagnia qui su Radio Roma Futura. E allora, Scadi G24 dà i dati delle proiezioni SVG. E il PD al 37,8%, stacca di 13 punti e mezzo nel Movimento 5 Stelle, che ha 24,3, e Forza Italia 16,6, mentre
Davide, abbiamo i dati del Viminale che abbiamo ci dicono del Ministero degli Interni che dicono è chiaro qua da le sezioni pervenute 47 su 61.592, quindi siamo ancora abbastanza in alto mare, però c'è già una bella differenza perché il Partito Democratico sul sito del Ministero degli Interni viene dato al 43,74%, mentre il Movimento 5 Stelle al 18,23%, a 3 punti di distanza da Forza Italia che è 15,20%, quindi è un dato che colpisce comunque questo qui, perché c'è una netta differenza, ma c'è una netta differenza anche tra i dati comunque del Ministero.